Prego. Sì, io non essendo stato presente, diciamo, nel consiglio comunale, non conosco ovviamente nel dettaglio come sono andate esattamente le cose per quanto riguarda l'ex caserma Zanusso, se l'amministrazione attuale ha fatto degli errori oppure, secondo me, a mio avviso era impensabile poter capire quale sarebbe stata la definizione, cioè non è che nessuno ha la sfera di cristallo, per cui obiettivamente, non per assolvere nessuno, io sono contro tutti qua, però anche contro se stesso. E ritengo, visto come stanno andando le cose, che al di là delle promesse elettoraliste, appunto, del momento, domenica si vota, ma non credo che nessuno riuscirà a realizzare, perlomeno parlando nel periodo, nel breve, medio breve periodo, riuscirà a realizzare che sia nella caserma Zanusso, perché penso che lo Stato se la terrà ben stretta, visto che gli serve, perché specialmente adesso con la bella stagione di profughi ne arriveranno ancora, e per cui i posti per sistemarli ne avrà bisogno, e penso ancora per anni, quindi momentaneamente, temporaneamente non si faranno l'uso né caserne dei carabinieri, né centri sportivi polivalenti, né chi più ne ha più ne metta. Io credo invece sia doveroso, però non lo fa mai nessuno e voglio fare io, c'è la necessità di fare un preambolo, di fare una premessa doverosa, una premessa iniziale che tenda a sottolineare la responsabilità dei governi delle potenze occidentali nella destabilizzazione dell'area che va dal Nord Africa all'intero Medio Oriente, e ritenuti interventi militari spesso spacciati ipocritamente come militari hanno finito in realtà, e che in realtà miravano soltanto a produrre delle ricchezze, penso alle forze di petrolio.